No. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Come avrete letto, penso, dal titolo, oggi ci dedichiamo a un video haul. Video haul che sarà interminabile e quindi, per non annoiarci, ho pensato di dividerlo in due parti perché ho davvero tanti prodotti di cui parlarvi e voglio dedicare ad ognuno la giusta attenzione, farvi un po' una sorta di presentazione di tutti quelli che sono i nuovi arrivati e decidere insieme cosa mettere in azione per prima. Per primo, fatemi fare solo una premessa. Sono arrivata a un punto in cui sento che la mia collezione è troppa, davvero in tutti i sensi, ho molto più del necessario, ma questo non sarebbe un problema se mi sentissi bene, nel senso che mi tolgo qualche sfizio ogni tanto, mi concedo qualche regalo beauty, è la mia passione, e anche se ho tante cose chi se ne importa. Il problema è che adesso mi sto sentendo soffocare. Io ho una postazione dedicata al make-up, e già questa è una grande fortuna, che è questa scrivania Alex con qualche cassettino sul lato destro e poi ho questa cassettiera. Però non tutti i cassetti sono destinati al mondo beauty. Ad esempio un cassetto dedicato ai documenti, in uno ho i prodotti per i capelli, in uno i prodotti per il corpo, quindi non c'è solo make-up qua. Ma comunque una postazione grande, se penso a quando avevo solo una pochette o un cassettino. Ecco, adesso è troppa. Mi sento che non riesco a godermi quello che ho. Ho visto l'ultimo ordine, l'ho fatto il 5 di aprile, quindi è un po' che non compro make-up in realtà, vedrete prodotti che addirittura avevo acquistato al Black Friday e poi non c'era stata occasione di mostrarveli, ve li faccio vedere, vedrete la luce che va che viene perché oggi il sole è così. E nulla, nella mia idea c'è smaltire e riscoprire un po' le cose che ho. Partiamo dal make-up di oggi. Ho usato dei prodotti che mi piacciono tantissimo e vedete, no? Poi mi chiedo, sì Marti, ma allora perché non li usi? Perché presi poi sempre dalle ultime cose ci si dimentica davvero di quello che si ha. Vi dico brevemente perché poi magari mi chiedete e io non mi ricordo sicuro. Ho usato questo bronzer, se non vi interessa skippate all'haul, vi faccio vedere comunque brevemente. Ho usato questo bellissimo bronzer in crema di Fenty Beauty, questo è il Bata Biscuit 02, in realtà è molto freddo, però sul mio incarnato attualmente è chiarissimo, funziona bene, mi aiuta a dare la tridimensionalità che col fondotinta vado a perdere, molto, molto bello questo prodottino, essendo in crema vorrei un po' usarlo e dargli una botta. Come blush mi sono detta, cosa uso? Ragazzi, ho aperto il cassetto e ho detto, ma io è una vita che non uso questi di Daniel Sandler, i watercolor, chi se li ricorda, sono blush liquidi, non li uso nella quotidianità perché sono un po' rognosi, avendo questo packaging così va messa una goccina di prodotto sul dorso della mano, stemperato col pennello e poi applicato sul viso, insomma è difficoltoso andare direttamente sul viso, quindi richiedono quel tempo in più che io in genere al mattino non ho. Ma visto che oggi è domenica, mi sono messa lì e il risultato è stupendo. Sono blush sottilissimi, non si vanno a mangiare la base al di sotto, danno un bel effetto guanciotte rimpolpate. Questo nella colorazione Pop CH, che penso stia per Cherub, comunque Pop Cherub penso. È un bellissimo rosato, molto vivace, si possono stratificare, quindi si adattano anche a diverse tipologie di incarnato e ricordo che duravano davvero da mattino a sera. Richiedono un po' di accortezza per essere applicati, ma poi vi durano tutta la giornata. E sono belli, sono veramente belli. Come illuminante sono andata a ripescare questo Basic Marble di Basic Gaia per Cosmify, che è stupendo. Visto che avevo questo blush rosato, volevo rimanere su questa cromia, diciamo così, molto bello anche lui. Può essere un illuminante importante, lo è, poi adesso sono scesa forse anche un po' troppo, ma ben modulato mi piace molto.
Sugli occhi un unico ombretto che è di questa palette stupenda di Gloss Gods. Se amate i verdi non potete perdervela. È la Dancing in the Sky, non c'è rischio dogana. Potete acquistarle direttamente sul sito ufficiale. Ho scelto un look sul verde perché non li vedete, ma ho dei pantaloni cargo verdoni. E ho usato questo colore qua su tutta la palpebra mobile, ma messo molto leggermente, senza schiacciare, ecco, proprio tamponato giusto per dare quel riflesso verdino e un po' di luminosità anche perché è giorno. E sotto sono andata a tamponare questo invece un po' più scuro, perché nella rima interna e anche un po' all'esterno dell'occhio ho applicato questo Cupid's Arrow verdone color khaki di Nabla, che è bellissimo, veramente bellissimo. I Cupid's Arrow io li amo in tutte le colorazioni e sono molto belli. L'ho messo sia dentro sia un pochino leggermente qua fuori e sfumato. Per il resto, diciamo un po' le solite cose, combo labbra. Questa matita di Chiara Ferragni, che era un duo che mi ha regalato mia zia a Natale, è la Kiss Marker 05, mi sta piacendo tanto, al di là del colore che è un rosa bubblegum, quindi mi rendo conto che possa non piacere a tutti, però mi piace perché si applica molto facilmente sulle labbra, si riesce a sfumare, poi si fissa ed essendo in legno riesco ad ottenere, quando la tempero, una punta, una mina molto molto sottile. E sopra sono andata con questo gloss di Marc Jacobs. Che fine ha fatto Marc Jacobs? Chi lo sa? C'è chi dice che tornerà? No, no, non lo sappiamo. Comunque questo era il 382 Sugar Eye. Boh, ragazzi, vi ho mostrato tutto, partiamo col video. Allora, prima cosina che vi mostro, così poi la tolgo e prendo il resto. Non riguarda il make-up, ma il beauty. Si avvicina l'estate, inizieremo presto a scoprirci un po' di più, si spera, perché qua c'è un tempo un po' strano, un po' ballerino. Vabbè, ad indossare abiti un po' più leggeri e quindi torniamo a prenderci cura del corpo, che in genere, diciamocelo, un po' si trascura in inverno. Io cerco di fare una volta a settimana almeno un bello scrub per eliminare le cellule morte, cerco di idratarmi anche se non sono sempre ligia, però è innegabile che poi d'estate uno faccia un po' più di attenzione. Questo l'avevo preso con una campagna, questo kit uscita su Privalia. Spesso torna la campagna dedicata a Collistar. Ho preso lui un prodotto di make-up che però mi sono dimenticata. Ve lo mostro nella seconda parte. E abbiamo il Talasso Scrub Anti-Età, sali esfolianti rigeneranti con oli essenziali, fiori d'arancio e agrumi di Sicilia. Sì, cioè, non vedo l'ora di utilizzarlo. Secondo me adesso qua bisogna poi girare perché la fase oleosa sia un po' separata, e questo profumo di fiori di arancio, di agrumi, non vedo l'ora, cioè per l'estate secondo me è una vera libidine. Abbiamo 300 grammi di prodotto e poi c'è la sua crema Lift HD Corpo, crema ultra liftante anti-età. Ora, non è che la crema possa fare miracoli, ma ho pensato che, insomma, abbinata allo scrub potesse fare al caso mio. Questa è la consistenza. Buonissimo profumo, non prettamente estivo, ma neanche, sapete, quella classica fragranza un po' elegante che va bene tutto l'anno. È un bel boccione anche questo, 200 ml. Li userò sicuramente in combo. Adesso ho già uno scrub in doccia che tra l'altro mi piace, poi ve ne parlerò e nulla, quando lo terminerò penso che metterò in uso questa coppia. Vado giù e torno su. Ok, ho messo tutti i prodotti di cui vi voglio parlare nella scatola di questa colomba al pistacchio, che naturalmente è finita. Allora, cosa vi mostro? Vi mostro prodotti di varia natura. Partiamo con due novità, che sono queste di Nabla. Ho capitolato, sono i Beyond Blurry. Sapete che i Beyond Jelly si chiamano jelly, sì. Io ne possiedo uno nella colorazione Lutz,
Mi piace tanto, l'ho rivalutato perché appena l'ho acquistato e messo in uso mi aspettavo una cosa diversa. Mi aspettavo un prodotto in stick ma che ricreasse l'effetto di un gloss, quindi qualcosa di molto luminoso, molto riflettente, quasi effetto labbra bagnate. E invece questo no, è un rossetto cremoso, molto confortevole, stratificabile. Sì, che lascia le labbra morbide, essendo un prodotto cremoso, molto piacevole da indossare, ma non era quello che mi aspettavo. E quindi ho detto: no, non ho comprato questo prodotto così. Poi però mi sono detta: va bene, non era quello che mi aspettavo, però mi piace molto. Specialmente ultimamente ho le labbra piuttosto secche, non so come mai, forse la piscina. E nonostante io le idrati, alla sera faccio un bel impacco col burro labbra, preferisco prodotti di questo tipo che siano morbidi e quindi l'ho rivalutato. Questi li ho presi subito e mi sono lanciata in due colori, un po' perché avevo lo sconto compleanno su Pinalli ed erano già in offerta lancio, quindi li ho pagati un po' meno, ma perché dalla descrizione mi ricordavano questi di NARS che io ho in due colorazioni. Erano chi se li ricorda? Erano un'edizione limitata per Claudette. E io li ho amati, li ho amati, li ho amati. Questa texture stupenda, favolosa, che rasenta alla perfezione. E loro, dalla descrizione, ho detto: vuoi vedere che ho trovato un sostituto? Questi di Cintellino per non finirli. E ho preso Dea, che è il classico rosato che so che mi sta bene, che ho già provato, e vi dico sì, vi confermo che sono molto 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 simili a quelli di NARS. Se vi siete persi quelli di NARS o se li avete provati come me, ve ne siete innamorate e non si possono più reperire, questi sono molto simili. Questo è il colore Dea, ripeto, mi ha fatto un'ottima ottima ottima impressione. È un rosa piuttosto freddo. Si stratificano, ve li mostrerò sicuramente in un Get Ready With Me. E ho preso anche Afrodite, che è una sorta di rosso, se vogliamo, e una sorta di rosso. E ho pensato che questo con la bronzatura per l'estate potesse essere stupendo. Quindi, diciamo, questo più per i prossimi mesi. Dea un po' tutto l'anno, sono i miei colori, quelli un po' più freddi, specialmente quando non ho abbronzatura. Quindi questi sono i due colori che ho scelto. Fatemi sapere se li avete già provati e cosa ne pensate. Poi ho fatto un ordine di prodottini tutti low cost, visto che il make-up sta raggiungendo dei prezzi veramente folli. La mia decisione di acquistare meno è un po' dovuta al fatto che mi sento soffocare da tutte le cose che ho e, come vi ho mostrato, ho delle meraviglie nei cassetti che non uso quanto dovrei. Ma quindi non è una costrizione, non è o troppo, basta, non compro più. È proprio un sentimento, non so spiegarvelo, ma anche per i prezzi, perché va bene tutto, per carità, io sono fortunata, ho un lavoro. Un lavoro stabile, so che tutti i mesi porto a casa lo stipendio, qualche sfizio me lo posso permettere, ma insomma, sono una persona normale, non possiamo continuare a acquistare prodotti che davvero, ma possiamo mai pagare un rossetto 40 e passa euro? Sì, se ne compriamo uno all'anno, sì, ma ai ritmi ai quali ero abituata, non posso più starci dietro proprio anche economicamente. Quindi ho deciso di guardare anche un po' il low cost perché sono convinta che ci siano dei prodotti molto performanti anche a basso costo. Devo dire la verità, il low cost non mi dà la stessa emozione che mi dà l'high end, però proviamo, giusto non partire prevenuti. Quindi ho deciso di fare un ordine su Maui Beauty perché rivendo un brand che mi stuzzica da tempo, che è Moira. E ho deciso di provare due ombretti, eccoli qua, sono ombretti mono, singoli, appena li ristoccano vanno sold out. Se siete interessati, mettete magari il cuoricino, attivate la notifica perché vanno a ruba. Dicono che siano davvero eccezionali, specialmente alcune colorazioni addirittura con cangianze. Me ne ha parlato molto bene la mia amica Titi, ti mando un bacione, ma anche qui sul tubo se ne parla.
E ho deciso di prendere due colorazioni. Uno è un color taupe, stupendo, molto luminoso, che penso abbia anche Anna Morana, e lo deve aver mostrato non solo in privato a noi, ma anche sul canale. Ve lo ha già mostrato, e che è il colore 18. E poi ho preso questo verdone gold, che è il colore 15. E io possiedo questi due. Ecco, vi rimando, se siete in trepidante attesa, al canale di Anna Morana, ma ve li mostrerò sicuramente anch'io. Poi fatemi sapere cosa volete vedere. Sempre di Moira ho preso anche due prodotti, però per la base viso, perché invece di questi blush me ne ha parlato Carolina Bonanni, correggimi se sbaglio, che sono i Love Steady Liquid Blush. Io ho preso la colorazione 11 Adorn. Mi piacciono questi perché sono confezioni comode, più comode rispetto a questi, per capirci, perché sono tipo gloss, voi aprite, fate un puntino e sfumate col pennello senza stare a inzaccararvi le mani. E vediamo, sono curiosissima. E ho preso anche il bronzer Balra Contour, infatti si chiama Face Sculpt Liquid Contour. E io ho preso la colorazione 100 Fair Light, sembra un colore stupendo, veramente stupendo. Purtroppo specchia un po' quel colore neutro, bellissimo. Non vedo l'ora davvero di provare questi prodotti. Costano pochi euro, quindi se funzionano, molto bene. E ancora, sempre di Moira, ho preso delle matite occhi. Queste, al di là low cost, non low cost, le avevo qua da tantissimo tempo, non vedevo l'ora di provarle, ne ho sentito parlare benissimo perché hanno dei colori un po' particolari. Allora, di questa linea, che è la Statement Gel Liner, ne ho prese tre. Ho preso questo giallo bello vibrante, questo verde lime e questo viola. Sono colori pastello molto intensi. Mi piace l'idea anche di uno smoky, ma con la rima interna super gialla per la sera. Ciao, ho anche questo lime, anche qua, magari un make-up naturale, banale, semplice, ma con questo lime all'interno dell'occhio, o anche a mo' di eyeliner, insomma, ci si può giocare. Ho già provato la verde, bellissima. E invece di questa altra linea, un po' più particolare, che è la Supernova Multichrome, sempre gel liner, queste due, queste sono matite multichrome, che cambiano colore. Questa va dal blu al viola al purple, questa va dal giallo, arancione, verde, stupende. Date un'occhiata a Makui Beauty, al sito. Sono quella cosa che anche una persona come me, che non ha tanta fantasia, tanto estro, può sfruttare anche su base quotidiana, perché magari non abbiamo tempo di fare un grande look. Però mettiamo un po' di mascara e magari sfumiamo sopra l'occhio una di queste matite o nella rima interna. Wow! E insomma, avevo proprio voglia di provarle da tanto tempo. Tra l'altro, sono automatiche, anche se ce le portiamo in vacanza, non dobbiamo stare a pensare al temperino o altro, riusciamo ad essere precise, sono molto belle. E ultima cosa che ho preso invece è di Technique. Questo prodotto è un brand di cui ha parlato spesso la donna qualunque qua su YouTube, e questo è il Pure Glow Highlighter Wand, però in questa colorazione Afterglow, che io ho pensato anche come blush, o meglio, magari un blush color naturale, e questo picchiettato sopra per dare questo effetto glow juicy anche in estate. Banalmente un bel bronzer e questo picchiettato un po' in questa zona. L'ho pensato così, chiaramente sono un'imitazione di Zia Charlotte, la vedete sporca perché l'ho già usata un giorno, mi è sembrato molto molto bello, ma devo riprovarlo. Ci riaggiorniamo. E poi anche qua, sempre colpa di Anna, ti fischieranno le orecchie oggi. Di Maybelline ho preso questo mascara. Sapete che non ho tanti mascara, tendo ad aprirne uno, massimo due, portarli allo sfinimento. Io ho sempre in uso questi due, ragazze, vi giuro che adesso li tolgo, che sono Lash Clash Marrone e il Clinique, che ho aperti da un anno, credo. E però funzionano, cioè io ho ancora il Clinique, cosa vi devo dire?
Credo che abbiano entrambi un po' di 6 mesi, però capite che senso ha aprire tanti mascara quando due usati tutti, tutti i santi giorni, non riuscite a finirli stando nel PAO. Dovrei aprirne uno. Però la mia voglia di provare, non ho comunque molte scorte di mascara e quindi ho pensato di provarlo anche qua. Vediamo se mascara un po' più low cost ci piace, ci soddisfa, anche qua sarebbe un bel risparmio. E fatemi sapere sia se avete provato alcuni di questi prodotti, sia quali volete vedere in azione, se prima il make-up high-end o quello invece low cost. Fatemi sapere. Andiamo ancora avanti. Andiamo avanti a proposito di high-end, ho fatto in realtà due ordini perché li ho presi in due momenti diversi sul sito di Sephora e avevo il 10%, quindi ne ho approfittato, e anche questo omaggio per il compleanno. Io sono una carta black che è di Sephora, la crema all'acido ialuronico All Day Hydrator, quindi idratante e glow. Dice che non è profumata, ha il 96% degli ingredienti di origine naturale, è un 30 ml, può essere un formato anche comodo da usare nei viaggi. Vedremo. Tra l'altro anche Dani mi diceva che è un po' screpolato in questa zona ultimamente, sarà farsi la barba in continuazione, un po' stressato in quest'ultimo periodo, non lo so, potrei farla provare a lui. Tra l'altro dice che può essere usata sia la sera sia al mattino, vedremo. Comunque, cosa ho preso? Naturalmente il nuovo fondotinta di House Labs. Sono curiosa come una scimmia, ragazze. Comunque, recensioni negative di questo fondo non ne ho mai sentite. C'è chi proprio lo ama, ma anche tra le mie amiche che non fanno video, ad esempio, quando siamo state quel weekend a Milano, una di noi, la Fra, ti mando un bacione, lo aveva. Mamma mia, cioè su di lei è una bomba vera. E infatti ci diceva: provatelo, è bellissimo, era proprio entusiasta. Quindi vi parlo anche di persone reali, ecco. Altre invece, ho visto proprio stamattina il video della Miki, Michela Di Maio, ma ne ha parlato, mi sembra, anche Giulia Sinesi nelle storie. Dicono che non sia niente di che, un bel fondotinta, ma niente di eccezionale, anche se la Miki diceva nel video che l'ha provato solo tramite campioncino e solo, questa era la seconda applicazione e quindi che ci avrebbe aggiornate. Comunque, questo per dirvi che piace per lo più, e quindi sono curiosa. Io ho preso la tonalità 100 Light Neutral. Poi ho preso anche il suo correttore, in prima battuta non l'avevo preso perché sembrava scomodo da sfilare e rinfilare nel packaging, non lo so. Poi alla fine Andrea lì ne parla sempre, sempre, sempre in maniera super entusiasta. Ho detto vabbè, e proviamo anche il correttore che ho preso tra l'altro nella colorazione sempre 11 Light Neutral. Spero non sia troppo scuretto perché è quello che usa Andrea lì, che è più scura di me, chiaramente. Lo userò quest'estate tutt'al più. E poi ho preso due blush. Non ho saputo scegliere, vorrei anche il rosso, neanche a dirlo, e c'è anche l'illuminante che mi stuzzica, quello rosato, però io ho già lui DRMS, che è questo bellissimo bellissimo blush nella colorazione French Rosé. Ve ne ho parlato recentemente, sono fuori fuoco. Ecco, ce l'abbiamo fatta nel video dei preferiti e quindi avevo paura, visto che costano tanto, comunque di buttare soldi, nel senso di comprare qualcosa che poi di fatto ho già. E allora mi sono limitata ai blush, limitata. E ho preso Pomelo Peach, che è questo bel corallo che secondo me sarà stupendo per quest'estate. Si è capito che io sono già proiettata, bello, il packaging è stupendo, è una chicca. E questo è il colore, è un corallo. Non troppo però arancione, proprio una bella punta di corallo, secondo me, che può donare a diversi tipi di incarnato. E l'altro che ho preso è una nuova colorazione, è uscita da relativamente poco, che è la French Rosette. Eccola qua, aspettate che ve la mostro. Stesso packaging, cambia l'esterno, cosa che apprezzo perché così si riconoscono un po' le tonalità, ed è questa bella colorazione molto elegante, secondo me anche qua, che non ha stagionalità e che si può abbinare a diversi incarnati.
E questo è quanto per House Labs. Ultima cosa che vi mostro oggi per quanto riguarda sicuramente il make-up è un ordine che ho fatto su Clarins. Avevo uno sconto compleanno, era già in atto un'altra scontistica, sono passati entrambi i codici sconto e c'erano delle mini taglie succulente in omaggio. Ne ho approfittato, sapete che ho provato i due oli, quello classico e quello shimmer, ragazze, per me sono la perfezione, stanno uscendo tantissimi oli labbra, non ho la tentazione di acquistarne altri perché ho trovato la panacea con questi prodotti di Clarins e niente, ho voluto ampliare la collezione. Allora, di questa linea Lip Perfector ho preso il 22 Peach Glow perché ho pensato anche qua che d'estate tendo a usare più colori o rosso o corallo, abbandono un po' il rosa e quindi ho pensato che questa fosse perfetta, potesse essere perfetta per le settimane a venire. Poi, essendo rimasta io innamorata di quei due prodotti, ne ho preso un altro che era il limited, no, non so se è il limited edition, però ci sono dei lip comfort oil che sono esclusiva del sito ufficiale, cioè a quanto capito sugli altri rivenditori non li trovate. E ce ne sono diversi veramente per tutti i gusti, alla menta, fruttati. E io ho preso questo che è Zest of Happiness, naturalmente richiama il limone, gli agrumi, l'estate anche qua. Ragazzi, l'ho provato. Al di là della formula che è la solita, stupenda. Il profumo, sono fuori fuoco di nuovo. Il profumo di questo prodotto è qualcosa. No, cioè io ci voglio fare il bagno, me lo voglio spandere sotto le narici, cioè. Non potete capire la fragranza, sa di torta della nonna, non è semplicemente il limone, è un limone cremoso, un sorbetto al limone, un yuk, come si chiamavano yuk, quei gelati con lo stecco di licorizia, no, ma ancora più di quello, cioè proprio cremoso, una crema al limone, mamma mia, cioè da svenimento, non pensavo fosse così buona, pensavo, avevo paura, ho sempre paura quando compro qualcosa all'agrumo e che sappia di detersivo, invece no. E poi l'ultima cosa che ho preso è sempre un altro shimmer, perché quello che ho il Burgundy Wine è più invernale, ho preso Pop Coral, cioè questo grida estate, estate. Scorro perché ho paura di annoiarvi e devo uscire, ma vi faccio vedere le mini taglie. Allora, mini taglia del Lip Comfort Shimmer Oil nella colorazione 5 Pretty in Pink, che mi manca perché appunto io ho quello scuro e ho preso questo corallo. Che bella, ma che bella questa da tenersi in borsetta, da portarsi in vacanza. La volevo, la volevo. Poi del 20 il Translucent Glow dei Lip Perfector, eccolo qua. È quel colore passepartout che dà idratazione alle labbra, luminosità, anche qua da tenersi in borsa, magari mettiamo una matita e poi lui, o da riapplicare nel corso della giornata. C'è una chicca, è carinissimo. E l'ultimo invece è proprio un balsamo labbra molto ricco, molto nutriente, questo proprio diciamo curativo, anche da applicare alla sera nella sua scatolina ed è questo. Bellissimo, veramente bellissimo. Adesso butto tutte le scatoline, ma era per farvele vedere. E poi due campioncini li ho scelti io. Ho scelto un gel, un cleansing gel, un gel detergente. Allora, non so cosa sia successo. Si è spenta la videocamera. Riproviamo. Speriamo bene. Allora, vi dicevo, due campioncini che ho scelto io, ma in formati abbastanza importanti, cioè non sono la bustina stitica, ecco. Allora, uno è un gel detergente perché sono quei formati comodissimi quando si va via magari 2 o 3 giorni, si sta fuori una notte, due, non possiamo portarci dietro la casa, magari abbiamo anche il bagaglio a mano e quindi sono quei formati fantastici. Ricordo che una delle ultime volte che siamo andati via un weekend, ormai eoni fa, mi ero portata uno di questi piccoli gel detergenti di Dior, una mousse,
stupenda, me l'ero proprio goduta e forse ne ho ancora un altro, altre due addirittura, mi aveva fatto proprio piacere, un prodotto che tra l'altro mi era piaciuto tanto, credo che lo vedrete nei terminati o l'avete già visto, però è Dior, insomma, non credo che comprerò la mousse detergente di Dior, ma me l'ero goduta in quel weekend, quindi vorrò provare, proverò volentieri il Remove di Maybelline. E poi un altro che mi ha incuriosita, si chiama Reboost. Forse è un prodotto di cui si era parlato parecchio in passato, ne aveva parlato anche Giovanna Lovison, credo. E sarebbe una crema in gel, quindi fresca, tinta però, effetto Bon Min Healthy Glow, qua c'è scritto. Penso che sia quella che parte bianca e poi diventa colorata. La cosa è che però qua non c'è una colorazione e invece mi sembrava che di quella ci fossero delle colorazioni, quindi non so se è un altro prodotto, boh, non lo so. Comunque sono curiosa di provarla perché anche qua è un bel formato e non so, potrebbe essere interessante. Sapete che io amo le basi viso molto leggere, sono curiosa, sono davvero curiosa. E nulla, questi erano un po' tutti i prodottini che vi volevo mostrare in questa parte di video. Rimanete connessi perché arriverà anche la seconda parte di video haul con tante chicche e nulla, fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Vi ricordo se vi fa piacere di iscrivervi al canale e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. No.